Cronache Bestiali, la nostra trasmissione interamente dedicata al mondo degli animali. Come sempre parleremo di alimentazione, di salute, ma anche di educazione. Andremo a conoscere un'amica a quattro zampe in cerca di famiglia. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici animali. Siamo come sempre in compagnia del dottor Martini per parlare di viaggi. Ecco, insomma, si avvicina il periodo dei viaggi e molti portano gli amici a quattro zampe con sé. Ecco, cosa c'è da fare prima di partire per un viaggio? Allora, innanzitutto va saputo che se portiamo i nostri animali all'estero è obbligatorio il passaporto europeo. Il passaporto viene rilasciato dalla ASL di competenza, però 21 giorni, almeno 21 giorni prima del rilascio del passaporto deve essere fatta la vaccinazione contro la rabbia. Quindi bisogna calcolare bene i tempi, perché spesso succede che uno all'ultimo momento si ritrova a dover fare il passaporto, questo non è possibile perché devono passare questi 21 giorni. Calcolare bene i tempi, prendere accordi col proprio veterinario per fare la vaccinazione contro la rabbia, è sufficiente un unico vaccino, non va fatto il richiamo dopo 3-4 settimane come gli altri, e poi dopo aver fatto questo andare alla ASL di competenza per avere il rilascio del passaporto. Ovviamente l'animale deve essere microchippato. Questo sia per i gatti che per i cani, e quindi col microchip l'animale si va alla ASL e la ASL rilascia il passaporto. Poi ovviamente bisogna informarsi nelle strutture dove andiamo se accolgono i cani e se hanno se la struttura è attrezzata per i nostri amici, in particolare per i cani. Come comportarsi? Ecco, ci sono altre profilassi da seguire? Quando viene rilasciato il passaporto, proprio nel passaporto c'è una parte del passaporto che è fatta per le profilassi. In particolare 48 ore prima del viaggio il veterinario dovrà fare una visita, dovrà, se non già stato fatto, sverminare l'animale e fare trattamenti per gli ectoparassiti, quindi pulci, zecche e zanzare. Questo verrà indicato nel passaporto. Ci sono anche altre accortezze, insomma, da tenere prima di partire per un viaggio con un cane o con un gatto? Io consiglio sempre di fare una visita, perché è importante sapere lo stato di salute del nostro animale, è importante sapere se bisogna portare con sé delle medicine particolari, quindi una visita dal veterinario prima di partire sarebbe bene farla, lo facciamo per le automobili, è bene farla anche per gli animali. E poi ovviamente anche avere tutte delle accortezze durante il viaggio, avere una macchina predisposta per viaggi lunghi, per esempio con i nostri animali, se c'è l'aria condizionata meglio, anche se ovviamente anche in questo caso non va sparata contro l'animale, e poi avere anche un'idea di come poter stabilire delle tappe per appunto permettere al nostro animale di sgranchirsi, di fare la pipì, di rinfrescarsi, di bere, eventualmente di mangiare, quindi il viaggio con l'animale va pianificato. Invece per i viaggi in aereo come funziona? Allora, dipende molto dalle compagnie, questo vale anche per le navi per esempio. Sicuramente animali di grossa taglia dovranno viaggiare estiva e quindi con tutto quello che ne comporta. Io francamente sconsiglio un viaggio estiva soprattutto per i cani. Se sono piccoli, alcune compagnie li permettono di trattarli tra virgolette come bagaglio a mano e quindi possono stare in cabina, ovviamente dentro appositi trasportini. E stessa cosa per il discorso delle navi, ci sono alcune compagnie che richiedono di tenere il cane in apposite gabbie stabilite, anche questo dipende molto dalla taglia, altre compagnie invece permettono di tenere l'animale col proprietario al guinzaglio, ovviamente museruola, e tenerli con loro magari in spazi appositi. Quindi la cosa fondamentale è informarsi con la compagnia sia nautica che o compagnia aerea per capire che tipo di viaggio affronterà il nostro animale. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici a quattro zampe. Siamo nuovamente in compagnia della dottoressa Chiara Caporali del Centro Dermatologico Veterinario. Oggi parliamo di punture di insetti, nel caso specifico di vespe e api. Ecco, qual è il periodo nel quale fare maggiore attenzione?
Beh, il periodo è il periodo primavera-estate, quindi quando ci sono i fiori e di conseguenza poi le api e le vespe si nutrono del nettare dei fiori. Quindi è questo il momento dell'anno in cui dobbiamo fare attenzione, soprattutto nelle zone, vabbè, ovviamente nelle zone verdi e nelle zone dove sono presenti tanti fiori. Ecco, ovviamente il cane potrebbe essere anche incuriosito, insomma. Assolutamente sì, nel senso che o comunque il cane, come dico io, fa il suo, girella, annusa e nell'annusare si trova poi a incontrare un insetto che lo va a pungere. Come si manifesta? Dipende dalla zona che viene pizzicata e dipende poi dall'ipersensibilità del cane nei confronti dell'insetto. Generalmente i pizzichi, di vespa in particolare e anche quelli di ape sono dei pizzichi dolorosi, quindi l'animale può avere in primo acchito, magari può emettere un lamento, può avere a breve una sintomatologia riconducibile a vomito, proprio perché c'è una sorta di reazione allergica importante. E poi si gonfia nel punto in cui è stato pizzicato. Se l'animale non è allergico, in genere c'è una zona dolente e gonfia. Se l'animale è allergico, invece, diciamo che questo edema che si determina, diventa più generalizzato. Per dire, il cane prende il pizzico in faccia, si gonfia tutta la testa, oppure, su una zampa si gonfia tutta la zampa. Quindi è variabile proprio in base al livello di ipersensibilità dell'animale. In che modo mi devo comportare? Beh, la prima cosa, è sicuramente quella di andare dal proprio veterinario che provvederà a, effettuare una terapia mirata a gestire sia il dolore che la reazione allergica che poi si è scatenata. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con l'addestramento, come sempre, con Simone Grotti. Oggi per parlare di obedience, di cosa si tratta? L'obedience allora, è una disciplina sportiva in cui si fa solamente ed esclusivamente obbedienza. È richiesta la stessa espressività del cane, però ci sono più esercizi, un po' più complessi e anche esercizi in più. Per esempio, allora, la condotta rimane, è una condotta precisa, però viene fatta anche tutta di corsa. Non c'è solo il cambio d'andatura. Ok? Gli invii, nell'ipo c'è l'invio in avanti, invece ci sono invii in delle stazioni, viene richiesto di fare le posizioni a distanza, quindi il cambio, nella stessa, il cane sta fermo e fa il cambio di posizione, seduto, terra, fermo in piedi, a seconda di quello che è non è uno schema fisso. Il cane viene mandato a girare intorno a un birillo e poi viene chiamato a una posizione e deve prendere il più velocemente possibile.
Dopodiché, allora, i fissi non sono, sono un pochino più elaborati, non c'è quello schema da. Ogni fine d'esercizio in ipo puoi rinforzare un attimo con la carezza, in obedience puoi spezzare l'esercizio proprio, fare feste, feste importanti al cane e riprendere l'esercizio dopo. I riporti variano, nel senso c'è il riporto in salto, c'è il riporto in piano, però c'è anche il riporto in alluminio, non solo in legno, è direzionale. Quindi io devo dire al cane: vai là, gira a destra, prendi il riporto, fammi quel salto lì e torna. Non c'è il turno, non è frontale, è sul fianco e logicamente su comando il cane lascia nelle mani del conduttore. Ma resta sempre il concetto di tenuta e tutto quanto. Ogni cane può essere adatto a questa disciplina sportiva? Sì, ogni cane sì, perché se non si ha grosse pretese, logicamente. Il miglior cane per questa disciplina è il Border Collie, perché ha una grandissima capacità di essere gestito a grandi distanze. Su questo aspetto è il migliore, è il motivo per cui è il migliore anche in agility, in tante altre discipline, lo sheepdog. E però qualsiasi cane lo può fare, perché comunque sia è un'obbedienza, si può costruire secondo le proprie caratteristiche quel tipo di obbedienza. Ogni cane ha le sue. C'ho avuto una ragazza con lo Sharpei, ha iniziato, ha fatto un buon percorso, qualche garetta a bassi livelli, si è divertita tanto, la cagnetta andava bene, e quindi lo fai con lo Sharpei, lo può fare con chiunque, nel senso. Però c'è chi lo fa con, ho visto una col Chihuahua fare esercizi simili, capito? Tutto sta nel livello cui vogliamo raggiungere, perché ad alti livelli logicamente ci vuole il cane che ti sopporta le lavorazioni, che sappia, che sia così collaborativo, perché uno Sharpei è collaborativo sì, ma fino a un certo punto. Border Collie è collaborativo tanto, un Malinois è collaborativo tanto, non è che stiamo parlando di un canino che... Però è utile sia insomma per il cane che nel rapporto tra il cane e il padrone questa disciplina. Sì, come ogni sport, perché se non c'è il rapporto con il padrone in nessuno sport il cane potrà mai andare bene, capito? È sempre richiesto un'espressività, una volontà del cane, un piacere nel fare. Se non c'è il rapporto col padrone, perché il cane dovrebbe fare quello che viene richiesto? Il cane te lo fa, magari è un po' costretto, però lo vedi, il cane che non ha voglia, che non vuole affrontare la situazione, che preferirebbe stare a fare altro, dice no, il rapporto è fondamentale, e attraverso lo sport riesce a costruirlo, riesce a perfezionarlo, riesci in alcuni casi a recuperare proprio completamente quello che è il rapporto fra il cane e il padrone, perché comunque sia c'è un impegno, devi metterti lì, lavorare col cane, fargli capire dei concetti, aiutarlo, sostenerlo. Finché il cane non ha capito, tu devi essere lì presente a dare, a dare, a dare. Non è che solamente il cane ti dà a te, sei tu che dai tanto a lui, e dando tanto a lui crescete insieme. E questo crea quello che è il migliore rapporto che ci possa essere. Tra un padrone di cane e un padrone di cane sportivo c'è una bella differenza. Il rapporto è tutta un'altra storia. Bentornati allo spazio dedicato all'alimentazione, oggi per parlare di integratori alimentari, nel caso specifico per quanto riguarda le ossa. Di cosa si tratta? Sì, buonasera. Allora, per quello che riguarda gli integratori per ossa e articolazioni, parliamo nel mondo dei condroprotettori. I condroprotettori, una differenza diciamo di antidolorifici e tutto, sono delle proteine, sono degli elementi come la cozza verde irlandese, come artiglio del diavolo, che vanno a influire proprio a rafforzare i legamenti
ossa e articolazioni specificatamente del cane. Per condo protettore, appunto, nostro condo protettore, noi ci avvaliamo della Dottor Claudia, che è un'azienda leader nel settore, usa molto la cozza verde irlandese. La cozza verde irlandese, unita all'artiglio del diavolo, fa sì di rafforzare le cartilagini in modo da avere molta più mobilità. Molto importante sono nei pastori monossoidi, diciamo come principale il pastore tedesco, che purtroppo per genetica molti sono displasici. Ecco, il condo protettore riesce appunto a sopperire un po' alla carenza della displasia. Purtroppo da displasia la cura non esiste, non si guarisce, ma un condo protettore adeguato, con la posologia adeguata e con i tempi adeguati, riusciti insomma a rimettere in piedi molti animali, molti cani. Ovviamente anche per quanto riguarda i cani anziani. Assolutamente sì, quasi tutti ovviamente per anzianità, purtroppo i problemi di cartilagine, specialmente a livello proprio di giunture, normale come fine vita, abbiamo appunto delle carenze, quindi il cane magari si può sedere, il cane ha poca voglia di correre. Il condo protettore riesce un po' a sopperire tutto questo, perché proprio interviene con il principio attivo proprio specificatamente sull'articolazione, rendendola un pochino più diciamo dura e un pochino più resistente, in modo che il cane accusi meno dolore, perché il problema principale appunto della displasia o dell'anzianità in questi casi non è proprio sulla fine della cartilagine, ma è proprio per lo sfregamento e quindi del dolore. Ecco perché il cane spesso, anche se l'impellin non ce lo fa capire o ce lo fa vedere, tende tendenzialmente ad accucciarsi proprio perché non perché fa fatica e sente dolore proprio nel camminare. Il condo protettore riesce un po' a sopperire a tutto questo. Purtroppo anche lì un cane a fine vita è un po' difficile ritornare giovani, però ecco, si dà una bella mano, soprattutto per quanto riguarda anche la terapia del dolore. Ecco, ci sono varie tipologie. Assolutamente sì. Tendenzialmente la distinzione va fatta proprio anche come posologia, cioè nel senso ci sono a pasticche, ci sono in polvere. Oggi, per dire, noi ci avvaliamo dal dottor Clauder, l'ultimo ritrovato è in pellet, che è una formulazione molto più appetibile, perché purtroppo qualche volta capita spesso che di solito un condro protettore unito a delle crocchette, insomma, o al cibo che il padrone dà, magari risultava un po' che non rende più appetibile il cibo. Quindi il pellet è arricchito con una farina molto leggera di una proteina animale, che potrebbe essere, nel nostro caso usiamo l'agnello, quindi per appetizzare anche quello, e soprattutto anche come posologia, perché il condro protettore tendenzialmente vanno fatti dei cicli, si fanno dei cicli meglio, noi consigliamo sempre di fare dei cicli ai cambi di stagione, dove il cane accusa di più appunto questi sintomi, e sarebbe sempre meglio usare un condo protettore o qualsiasi di marche, tutto, sempre per 20 giorni e fare uno stop di una settimana, in modo che sia il fegato sia che il sistema immunitario ha la possibilità di recuperare, di assimilare di più. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni.
Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Torniamo a parlare ancora una volta delle ferie, delle vacanze estive, insomma si avvicina all'estate e dei proprietari di alcuni cani potrebbero decidere di lasciare il proprio amico a quattro zampe in una pensione. A cosa deve fare attenzione un proprietario e come si sceglie una pensione adatta? Ma allora, io inizierei con il dire una cosa che è fondamentale. Cioè, si lascia il cane a pensione se siamo tranquilli di lasciare il cane a pensione, perché è totalmente inutile lasciare il cane e andare in vacanza se poi abbiamo il magone, diciamo così, di non essere tranquilli che il cane stia bene. Questo è il punto principale per il proprietario del cane, secondo me. Dopodiché, per scegliere la pensione adatta, un proprietario del cane va, parla con il gestore, e si scambiano tante informazioni. Il gestore della pensione stessa chiederà alcune abitudini, le caratteristiche, quello che fa, se è sociale, un cane aggressivo o altre informazioni, e il proprietario del cane ha tutto il diritto di chiedere che tipo di vita farà nella giornata, la quotidianità che sarà per il cane all'interno della struttura, se uscirà, se sarà preferibile stare con un altro cane, se sarà preferibile per razza o per attitudine, diciamo così, stare da solo. Bisogna essere molto sinceri e chiari, scambiarsi tante informazioni per avere poi la possibilità di decidere con serenità di lasciare oppure no un cane in pensione. Ecco, ogni tipo di cane può avere una pensione più o meno adatta a lui e alle sue esigenze? Direi di sì, ci sono dei cani di piccola taglia spesso che hanno, contrariamente a quello che si pensa, il cane di piccola taglia, abituato viziatissimo in casa e magari che non ha avuto grandi stimoli ambientali, perché addirittura abbiamo la cattiva abitudine di tenere i cani in borsetta, sto facendo l'esempio estremo chiaramente, è chiaro che quel cane lì è un cane che è difficile da far socializzare con altri cani, non ha una struttura caratteriale tale da poter stare liberamente da solo, è talmente abituato a stare con le persone. Quindi il cane di piccola taglia di cui ho fatto l'esempio avrà una gestione particolare. Il cane, ritorno a un esempio che ho fatto anche altre volte, un cane come un Labrador, per dire, una razza conosciuta da tutti, o comunque un cane brillante, un cane giovane, un cane, un cucciolone, tante altre razze di cani che adorano magari l'aria aperta, il gioco, l'interazione intraspecifica, ecco, quei cani lì hanno un'altra situazione dove potranno stare appunto e convivere anche con gli altri cani. Questo è una decisione che spesso prende il gestore, a volte di sua iniziativa, questo perché non ci scordiamo che il cane è un animale da branco e la solitudine non è concepita da questa razza, quindi se abbiamo un buon cane, un cane sociale, ripeto, un cane che non ha, tra virgolette, problemi, è molto preferibile che all'interno della struttura, all'interno di un box, stia in compagnia di un altro cane, perché la compagnia di un altro cane non gli fa appunto sentire la condizione che non conosce, ovvero la condizione di solitudine. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre al canile comunale di Arezzo gestito dall'EMPA. Oggi conosciamo un gattino, un micino. Chi è?
Sì, allora lui è un gattino di circa un mese e mezzo e ce l'hanno portato lo scorso venerdì e l'hanno trovato in pessime condizioni, era pieno di pulci, aveva gli occhini chiusi per la congiuntivite e il raffreddore. Ora lo stiamo curando, ovviamente l'abbiamo trattato per le pulci e per i vermi e una volta finito l'antibiotico gli verrà fatto il vaccino, potrà essere adottato. Sarà un gatto a pelo lungo? Sì, un gattino a pelo lungo. Chiunque fosse interessato può venire qui da voi? Sì, assolutamente, può venire qui a conoscerlo, è veramente molto affettuoso, ha voglia di compagnia, è proprio un bravo gattino. E ora ovviamente sono tanti i gattini che arrivano qua al canile da voi, insomma, per tutti i prossimi mesi. Sì, e ora stiamo quasi entrando nel clou dell'arrivo dei gattini e per ora abbiamo anche altre cucciolate che fortunatamente abbiamo già piazzato e però arriveranno altri gattini sicuramente. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre per la prossima puntata. Woof, woof, woof.